Un buon pomeriggio e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale interamente dedicata all'emergenza Covid-19. Apriamo subito con le parole che vengono dal governatore della regione Abruzzo, Marco Marsiglio, che in questo momento sta parlando a Palazzo dell'Emiciclo all'Aquila per il consiglio regionale. Che la seduta per varare misure economiche per contrastare l'emergenza ha detto poco fa Marsiglio: aspettiamo i dati ufficiali, ma i contagi di oggi nella nostra regione potrebbero essere inferiori a quelli degli ultimi 2 giorni, a quelli di ieri. Lo ricordiamo, ieri erano stati rilevati 56 nuovi casi di contagio al Covid-19, l'altro ieri 52. Marsiglio ha detto: aspettiamo, non voglio sbilanciarmi, ma i numeri di oggi potrebbero essere anche inferiori. Poi ha ribadito il governatore della regione Abruzzo: abbiamo girato la boa rispetto al modello che ci aveva prospettato il professore Albani, che parlava di una linea mediana di contagi al 31 di marzo tra i 1200 e i 1900 casi di contagio. Ci siamo fermati, ha detto Marsiglio, 100 casi in meno rispetto ai 1500 che rappresentano la linea mediana rispetto ai due dati. Abbiamo girato la boa, ha detto Marsiglio, e questo è un segnale di speranza per la nostra regione, e questo insomma è un dato molto importante. Vediamo che si è appena seduto, ha finito di parlare il presidente Marsiglio, ma è una seduta importante, come detto, per varare le misure economiche per contrastare l'emergenza Covid-19. Noi tra poco saremo all'Aquila in diretta con il nostro Paolo Renzetti. Vi do anche un'ulteriore notizia, perché c'è stato un atto di protesta da parte del presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri. Ha mainata la bandiera dell'Unione Europea, che campeggia all'ingresso di Palazzo dell'Emiciclo all'Aquila, insieme alla bandiera della Regione Abruzzo e a quella ovviamente dell'Italia. Ha detto Sospiri: quando l'Europa tornerà ad essere la patria che abbiamo sognato per i popoli, tornerà alla stessa altezza di quella italiana. Insomma, è una giornata molto importante nel capoluogo di regione, e allora io direi di andare proprio da Paolo Renzetti, che vedo e che ci ha ascoltato. Paolo, ti do il buon pomeriggio. Insomma, sono parole carpite poco fa dal presidente Marsiglio. Tu sei all'esterno di Palazzo dell'Emiciclo, però ti riporto quello che ha detto il governatore della regione. In Abruzzo, finalmente segnali di speranza. Oggi potrebbero esserci anche numeri inferiori rispetto a quelli conteggiati negli ultimi 2 giorni. Paolo, buon pomeriggio. Grazie Jacopo, buon pomeriggio, un saluto dall'Aquila, all'esterno dell'emiciclo, alla sede del Consiglio regionale che è iniziato in ritardo rispetto al previsto. I lavori dovevano avere inizio alle 11, il Consiglio invece è iniziato nella sala dell'Ipogeo intorno alle 13. Appena terminato di parlare, come ben ricordato tu Jacopo, il Presidente della Regione Marco Marsiglio, ti confermo informalmente, perché siamo riusciti ad avere qualche notizia diciamo informale sui dati, sui numeri della giornata di oggi per quanto riguarda i positivi nella nostra regione, dati che come di consueto saranno forniti, saranno ufficializzati dall'ufficio stampa della giunta regionale intorno alle 15:30. Dovremmo essere al di sotto del dato di ieri, dunque numeri sicuramente positivi per quanto riguarda la situazione nella nostra regione. Ma come dicevi giustamente tu qualche istante fa, quella di oggi è una seduta urgente del Consiglio regionale, davvero importante, perché si discute del progetto di legge 106 del 2020 per quanto riguarda le misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione nella nostra regione. Ovviamente è tutto legato all'emergenza sanitaria del Covid-19 in Abruzzo, e dunque questa seduta è particolarmente importante proprio perché all'ordine del giorno, nel primo punto dell'ordine del giorno, c'è proprio la discussione
discussione su questo progetto di legge. Noi allora possiamo andare ad ascoltare, lo abbiamo fatto durante una pausa del Consiglio regionale, le prime voci da parte dei gruppi politici qui all'Aquila. Se la regia è pronta possiamo far partire il primo contributo con Pietro Quaresimale, capogruppo della Lega proprio in Consiglio regionale. Con Quaresimale abbiamo parlato ovviamente delle misure che bisognerà prendere per far fronte a questa emergenza sanitaria, ma anche della questione zone rosse nella nostra regione. Ieri avevamo portato i nostri microfoni in diretta al telegiornale delle 14 il sindaco di Pineto Robert Verrocchio, che aveva detto proprio dopo la proposta lanciata da Quaresimale che secondo lui non c'era la necessità di istituire la zona rossa nel comune di Pineto, e il capogruppo della Lega in Consiglio regionale Quaresimale ha parlato anche di questo. Possiamo andare ad ascoltarlo. Consigliere Quaresimale, oggi è una giornata importante, Consiglio regionale urgente per le prime misure straordinarie per l'emergenza coronavirus. Sì, tra l'altro un progetto di legge che abbiamo presentato noi come gruppo Lega, perché riteniamo che in questa fase emergenziale, soprattutto a livello sanitario, c'è anche un problema economico, e quindi con questo Consiglio urgente vogliamo adottare le prime misure per andare incontro ai problemi economici delle aziende abruzzesi, dei titolari partite IVA, logicamente delle famiglie. Ci saranno conseguenze pesanti per gli abruzzesi? Ma sicuramente noi cercheremo nell'ambito delle nostre competenze regionali di trovare delle soluzioni che possano ammorbidire un po' le vicende che in queste settimane stanno logicamente creando problemi a tutti noi, compreso i cittadini abruzzesi, e quindi noi come amministratori regionali vogliamo trovare delle soluzioni affinché si possa fronteggiare sì sicuramente l'emergenza sanitaria, ma ci preoccupiamo anche per il dopo, finita l'emergenza, tutte le ripercussioni che si possono avere a livello economico. Quindi prevediamo una serie di somme per, appunto, come dicevo prima, per le imprese, i titolari di partite IVA, e la sospensione di tutte le tasse regionali fino a fine emergenza. In queste ultime ore i contagi sembrano in leggera discesa. Lei tra l'altro nelle ultime ore aveva chiesto che fosse istituita la zona rossa a Pineto. Questa sua proposta però non c'è stata una grande condivisione, soprattutto da parte del primo cittadino di Pineto. I dati del Comune di Pineto erano un po' preoccupanti, e quindi mi sono fatto avanti per proporre l'eventuale zona rossa. E certo, è una proposta a tutela dei cittadini di Pineto, perché ho visto dei numeri, secondo me, abbastanza rilevanti per la cittadina adriatica. Quindi ho fatto questa proposta, giustamente il sindaco ha la sua idea, rispetto l'idea del sindaco, quindi speriamo bene che il tutto si risolva al più presto anche a Pineto e l'intero Abruzzo. E allora Paolo, abbiamo sentito le parole del capogruppo della Lega Pietro Quaresimale, perché chiaramente il focus di questa seduta del Consiglio regionale sono le misure economiche a sostegno, l'abbiamo sentito, dei cittadini, delle partite IVA, dei lavoratori, però è chiaro che adesso uno dei temi fondamentali sarà, tra poco arriverà la comunicazione, quella che abbiamo messo come ultima ora. Poi non è l'unico capogruppo che abbiamo ascoltato questa mattina, vero? Certamente, perché abbiamo ascoltato anche le opposizioni in Consiglio regionale. Partiamo dalle dichiarazioni del capogruppo del Partito Democratico Silvio Paolucci, che ha detto che il suo partito si asterrà per quanto riguarda la votazione in aula. Dunque andiamo ad ascoltare Paolucci. Capogruppo Paolucci, misure straordinarie ed urgenti per far fronte alla crisi sanitaria nella nostra regione. Qual è la proposta del Partito Democratico? Ma intanto noi riteniamo questa legge una legge debole, debole perché è un enunciato di obiettivi e di principi senza l'adeguata consistenza finanziaria. E poi c'è un punto e un discrimine politico per noi ineludibile: o c'è il pieno coinvolgimento delle parti sociali come nel resto d'Italia, in tutte le altre regioni, e insieme a loro dei sindaci, oppure il PD non potrà dare sponda a una norma che esclude i principali attori sul territorio anche di una eventuale, evidentemente necessaria per quanto ci riguarda, ripresa economica. Ecco perché per quanto ci riguarda oggi c'è un voto di astensione, perché non c'è l'assunzione di responsabilità da parte di questo governo regionale del pieno coinvolgimento di sindaci e parti sociali. Cosa risponde?
risponde alla maggioranza, al centrodestra, che dice che in questo momento non occorrono divisioni politiche? Infatti mi pare che la opposizione che abbiamo portato avanti in queste settimane è stata molto propositiva. Quando sarà il tempo di fare anche i cosiddetti conti circa la gestione e la programmazione di questa emergenza sanitaria, avremo tanto da dire, perché tanto abbiamo scritto in termini di proposte inviate al governo regionale. Aver, per esempio, per quanto ci riguarda, infettato 10 ospedali, già 40 casi positivi un mese fa, la dice a nostro avviso lunga sul fatto che c'è stata una mancanza di governance e di manico. D'altra parte, chiudo su questo, è una sanità che ha urgentemente bisogno di nominare i propri direttori. Mancano dappertutto, dall'assessorato fino alle ASL, e i risultati a nostro avviso si sono visti, ma ne parleremo ovviamente dopo. Restando l'aspetto sanitario, Paolucci, ci sono buone notizie nelle ultime ore, perché si registra un leggero calo dei contagi. Io penso che le misure di distanziamento sociale e quindi di contenimento messe in campo dal governo nazionale, che peraltro ha messo anche tante risorse, vorrei ricordare che ieri hanno diviso il fondo sanitario e hanno messo 4 miliardi di euro in più, è il più consistente aumento dello stanziamento del fondo sanitario da 10 anni a questa parte. Queste hanno funzionato, il resto a nostro avviso in questa regione ha funzionato molto meno, ma non è questo il tempo della polemica, la faremo più in là quando è giusto un confronto a emergenza conclusa. Rispetto a quello che è stato o che poteva essere. Insomma, Paolo, abbiamo ascoltato anche il capogruppo del Partito Democratico Silvio Paolucci. Di fatto il refrain è più o meno simile per le opposizioni, nel senso, per il momento c'è bisogno di unità, di compattezza, poi a emergenza conclusa ci sarà magari un bilancio su cosa è andato un po' meno. Intanto so che sta per parlare in consiglio regionale anche l'assessore alla sanità Nicoletta Verì, dico bene? Sì, perché a minuti, a secondi, atteso l'intervento dell'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, ovviamente un intervento molto atteso, perché è parte in causa ovviamente l'assessore Verì proprio per quanto riguarda anche i dati, i numeri di questa emergenza sanitaria. Dunque ci sarà da ascoltare l'assessore regionale alla sanità, però io, Jacopo, siamo in diretta e vedo che sta arrivando il presidente della regione Marco Marsiglio ai nostri microfoni, allora teniamo ovviamente la linea e ringraziamo l'ufficio stampa della giunta regionale e anche il collega Fabio Capolla per aver permesso proprio durante la nostra diretta di avere il presidente della regione. Ecco, Marco Marsiglio, buongiorno presidente, grazie davvero sentitamente, perché fa anche freddo fuori, ma d'altronde è così con questa primavera un po' improvvisata. Allora, è appena terminato il suo discorso in Consiglio regionale, abbiamo ascoltato dei numeri e anche la notizia proprio di qualche minuto, non ci sono ancora i dati ufficiali, però il numero dei positivi sembra in calo, come diceva qualche istante fa. Sì, sembra in calo, dobbiamo ancora avere la conferma ufficiale, però è un dato importante, perché se per 3 giorni consecutivi teniamo questo appunto ritmo intorno ai 50 casi, poco più, poco meno, può essere indicativo di una fase, diciamo, acuta che si sta superando e stabilizzando, quantomeno stabilizzando, che ci, diciamo, eviterebbe di doverci attrezzare verso lo scenario peggiore. C'erano diverse curve di ipotesi e sulla base dei numeri esistenti fino a pochi giorni fa, che potevano prevedere anche 3-4 mila contagi in Abruzzo nei prossimi 15 giorni. Se invece la curva, diciamo, cambia direzione e flette in questa maniera, possiamo, come dire, guardare con un po' più di ottimismo, non dico tirare un sospiro di sollievo, perché la battaglia sarà ancora dura e anche 50 malati al giorno sono tanti da affrontare nei nostri nosocomi, però ci stiamo attrezzando, nel tempo abbiamo moltiplicato, come avete sentito dai numeri, i posti di terapia intensiva, i posti di medicina generale, di pneumologia, stiamo aprendo adesso con anche l'utilizzo delle cliniche convenzionate e delle cliniche private, che metteranno a disposizione altri posti, e questo quindi ci permette di affrontare, di poter dire agli abruzzesi che le nostre strutture sono pronte e preparate per affrontare questa ondata di epidemia che sta travolgendo il mondo intero. Si può dire, Presidente, che le misure straordinarie predisposte dal governo a livello nazionale e da lei per quanto riguarda la nostra regione stanno portando i risultati sperati?
E per questa ragione io ho chiesto al governo, e il governo ha sentito le regioni, di prorogare ulteriormente dopo il 3 aprile queste misure, quindi ci sarà un ulteriore periodo in cui bisognerà continuare a rimanere in casa e a rispettare rigidamente tutti i protocolli. Possiamo già dare una data, Presidente, mi scusi se la interrompo. No, non si può dare nessuna data, credo che il governo abbia prorogato adesso fino al 13 aprile, io sto prorogando intanto la zona rossa della Valfino e dell'area Vestina fino al 10 aprile, allineando la durata della zona rossa a quella anche di Villa Caldari di Ortona, e poi entro il 10 aprile faremo delle valutazioni se sarà necessario per le zone rosse mantenere la disciplina, quella ulteriormente restrittiva, o se le misure messe in campo ci avranno permesso di confinare e di contenere il focolaio lì presente. Nel discorso che si è concluso da poco in Consiglio, lei parlava anche delle misure economiche che la Regione ha già messo in campo e metterà in campo nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, un grande sforzo economico per essere al fianco dei cittadini. Noi non solo abbiamo già stanziato e speso praticamente una quindicina di milioni per affrontare la prima emergenza, per ristrutturare alcuni ospedali, per dotare la protezione civile del necessario, i nostri sanitari delle mascherine che appunto non arrivandoci ha costretto a cercarle sul mercato e in condizioni proibitive in tutto il mondo per il mercato attuale di questi prodotti, e noi anzi attendiamo con ansia la consegna di quel primo lotto gratuito di mascherine che la Fater sta cominciando a produrre in questi giorni. È importante questo dato, l'Abruzzo mostra di avere sempre enormi risorse dentro di sé, e ci abbiamo creduto, ci ha creduto la Fater, e li ringraziamo per aver messo in campo questa grande capacità produttiva, un'industria, una multinazionale che ha il cuore in Abruzzo e che lo sta dimostrando anche in questa maniera. Sono 250.000 mascherine chirurgiche nella prima settimana, il doppio quando entrerà a regime nella seconda settimana e forse anche più nelle settimane successive. Sarà un contributo importante non solo per l'Abruzzo, anche per tutto il resto d'Italia. Presidente, situazione ospedali, soprattutto a Teramo, qual è la situazione dopo la criticità dei giorni scorsi? A Teramo tutto sta riaprendo, sono stati sanificati tutti gli ambienti, ci sono state delle criticità dovute al fatto che a volte capita che persone che non hanno sintomi e che entrano negli ospedali per altre patologie e in altre terapie e poi si scopre che siano malati successivamente, e in quel caso hanno contagiato altre persone, a cominciare dai medici che a loro volta, avendo un'attività molto a contatto e molto invasiva rispetto ai pazienti, quindi sappiamo che gli ospedali sono uno dei luoghi sensibili della possibile diffusione del contagio, però lì non c'è stato, da quanto ci risulta e da quanto ci relaziona la ASL, non ci sono stati errori nei protocolli, ma c'è stato appunto l'incidente di un malato di oncologico che è andato in chemioterapia e si è scoperto dopo aver essere contagioso, e quindi questo ha scatenato una catena di contagi che però sono stati individuati, circoscritti, fatti i tamponi ai sanitari, sanificati gli ambienti e adesso in riapertura tutta la struttura. A proposito di tamponi, Presidente, proprio in queste ore si stanno eseguendo gli esami nei comuni della zona rossa. Sì, voglio specificare però, a differenza di quanto a volte si semplifica scrivendo i titoli, non sono tamponi massivi. E non lo facciamo non perché non abbiamo voglia di farli, ma perché non è possibile farli, non abbiamo i reagenti, non abbiamo i tamponi, non abbiamo i laboratori in grado di processare migliaia, migliaia e migliaia di tamponi al giorno, quanti ne servirebbero per sottoporre a monitoraggio tutta la popolazione e anche solo di quei comuni, perché sono migliaia e migliaia di persone, dovremmo stare 10 giorni senza fare i tamponi a quelli che vanno negli ospedali o che mostrano sintomi per seguire. Questo chiaramente non ce lo possiamo permettere, almeno fino a che il Ministero non renderà disponibili, e ci si sta lavorando, tamponi veloci, cioè analisi che si possono fare con minor tempo, e macchinari che pure stiamo tentando di acquistare sul mercato internazionale per permettere di avere una potenza di fuoco maggiore per fare i tamponi. Però nella Valfino si è cominciato oggi, si farà anche domani, si va tra le persone che hanno sintomi, tra le persone che stanno in quarantena perché avevano contatti con i deceduti o con i malati già conclamati che sono già positivi di Covid, e quindi si individua una porzione di popolazione che sono
una, come dire, qualche decina per ognuno di questi paesi, indicati dai medici che sono particolarmente a rischio e sui quali una diagnosi precoce aiuta a isolare prima e meglio e a contenere prima e meglio questo preoccupante focolaio della Valfino. Se il Presidente ci concede ancora un minuto, Jacopo, c'è la possibilità anche di una domanda dallo studio a te. Sì, no, Paolo, io in realtà volevo chiedere, capisco che non è semplice, però se i dati dovessero essere confermati, volevo capire dal Presidente Marsiglio, la situazione in Abruzzo va verso una fase di miglioramento, se hanno più o meno, attraverso dei modelli matematici, non so, se hanno la possibilità di prevedere quando l'Abruzzo, non dico che sarà totalmente fuori dall'emergenza, ma quando ci sarà una... quando si potranno ristabilire alcune condizioni di quotidianità, ecco. Certo, allora chiedeva il collega Jacopo Forcella da studio, se dovesse, come tutti ci auguriamo, proseguire questa discesa di contagi, in base anche ai vostri studi, alle vostre analisi, quando potrebbe iniziare a pensarsi ad uno stop, comunque ad una data utile perché non ci sia più nessun positivo nella nostra regione e quindi iniziare a vedere, diciamo, una nuova luce per quanto riguarda l'Abruzzo? È troppo prematuro fare adesso queste analisi e questi pronostici, ci sono modelli matematici che si stanno rielaborando e che verranno rielaborati nei prossimi giorni anche alla luce dei dati reali. Perché se oggi dovessimo magari fidarci o comunque puntare ai numeri dei modelli matematici potremmo avere numeri molto diversi da qui a pochi giorni, quindi prima di pronunciarci su una cosa così importante e così seria aspettiamo che i tecnici e i medici ci sappiano dare indicazioni più precise sulla base delle quali faremo le valutazioni e le decisioni. Presidente, tornando un attimo brevemente prima di salutarla e di ringraziarla ovviamente per questo contributo, tornando all'aspetto economico di questa emergenza sanitaria, sono arrivati i primi fondi dal governo, ci sono altri fondi della regione Abruzzo, sono fondi sufficienti o vi aspettate ulteriori risorse? Ma è ovvio che non sono sufficienti, per bocca stessa del governo che ha stanziato i primi 25 miliardi e che si appresta a fare anche un nuovo decreto legge almeno dello stesso importo, se non di più, è evidente che queste sono solo le prime misure, se ci fermassimo qui sarebbe poca cosa e sarebbe, come dire, un cucchiaio da dare a un affamato, che va bene, ma non sfama e soprattutto non sfama duraturamente nel tempo. Io credo che questa sia una crisi mondiale e importantissima che coinvolgerà il mondo intero e che produrrà una recessione spaventosa rispetto alla quale non si possono usare le armi convenzionali, e le armi convenzionali significa cercare di usare le tipiche operazioni a debito e nei limiti previsti dalle normative europee e così via. Credo che tutto questo impalcatura debba essere davvero travolta e spero che non solo l'Italia ma anche le altre nazioni europee sappiano capirlo e sappiano ragionare per il bene dei popoli e non delle banche, degli istituti finanziari e dei freddi equilibri di ragioneria. È tempo di mettere nella fornace tanto carburante e di permettere alla gente di affrontare il futuro con serenità, perché altrimenti tra pochi giorni l'ansia e la paura di quelli che sono rimasti senza lavoro, che ci rimarranno ben presto in virtù delle conseguenze di questa crisi, rischierà di travolgere tutti i sistemi politici e tutte le società. E quindi è bene che questa riflessione si faccia subito e ci sia il coraggio di mettere tanti soldi a disposizione per alimentare i consumi, per alimentare le imprese, per far ripartire il lavoro. Presidente, l'ultimissima per chiudere, le opposizioni, abbiamo ascoltato qualche voce prima del suo intervento, un'altra l'ascolteremo subito dopo, possiamo dire che le opposizioni stanno facendo un'opposizione costruttiva, consapevole del momento? Io lo spero, non le ho ancora ascoltate, nel senso che il dibattito è in corso in questo momento sull'approvazione di questa legge. Comunque in queste settimane io ho mantenuto sempre aperto un filo di collaborazione, di contatto e di consultazione con tutte le forze politiche, comprese le opposizioni, quando ho ricevuto suggerimenti, richieste utili, ne ho fatto tesoro e ho cercato di utilizzarle, ho cercato anche di utilizzare le opposizioni che governano, che qui sono opposizione ma governano a Roma, anche come dire, ambasciatori dei problemi dell'Abruzzo presso i loro rappresentanti
in maggioranza e al governo, e io spero che se ci sarà l'intelligenza e la capacità di fare gioco di squadra ne avrà beneficio tutto il territorio abruzzese. Grazie davvero al Presidente della Regione Marco Marsiglio, grazie all'ufficio stampa della Giunta regionale, al portavoce del Presidente Fabio Capola. Abbiamo ascoltato dunque, Jacopo, in diretta l'intervento, proprio questo lungo intervento del Presidente della Regione. I lavori sono ovviamente in corso e dunque abbiamo avuto conferma di quello che stavamo anche dicendo prima dell'intervento del Presidente, ovvero sul fatto che i dati odierni per quanto riguarda la situazione dei positivi nella nostra regione dovrebbero essere dati tutto sommato buoni, con una discesa rispetto anche un miglioramento rispetto anche ai numeri e ai dati di ieri. Se tu sei d'accordo, avevamo ascoltato alcune voci per quanto riguarda i capigruppo in consiglio regionale, ovvero Pietro Quaresimale della Lega, Silvio Paolucci del Partito Democratico. Allora ora andiamo ad ascoltare anche la voce, il pensiero del capogruppo in consiglio regionale del Movimento 5 Stelle, Sara Marcozzi. Capogruppo Marcozzi, oggi in consiglio regionale si parla di misure straordinarie per far fronte nella nostra regione all'emergenza coronavirus. Qual è la posizione del Movimento 5 Stelle? Quello che noi ci siamo prefissati come obiettivo è la massima collaborazione per il massimo risultato possibile per gli abruzzesi, per le imprese abruzzesi e per la sanità abruzzese, quindi anche per i pazienti. Come funzionerà questa legge? Purtroppo io qualche dubbio ce l'ho di legittimità costituzionale, ed è per questo che il Movimento 5 Stelle si asterrà e non darà un voto a favore, anche se vale la pena ricordare che in questo momento l'unità è fondamentale, quindi non vogliamo fare polemiche, ma va come dire, detta la verità ai cittadini abruzzesi. C'è la possibilità che alcune misure siano incostituzionali, ma vale la pena provarci e daremo il nostro contributo per far sì che le imprese e gli imprenditori abruzzesi che saranno certamente pregiudicati da questa crisi prima sanitaria e poi economica possano avere tutto il sostegno possibile, il massimo sostegno possibile. C'è preoccupazione, una volta passata l'emergenza, per la ripartenza dell'economia nella nostra regione? Beh sì, certamente quelli più a rischio sono certamente gli imprenditori più piccoli, i microimprenditori, le piccolissime imprese che essendo costrette a restare ferme un mese e mezzo, adesso non sappiamo ancora quanto durerà questo lockdown, evidentemente subiranno delle perdite grandi. Quello che stiamo cercando di fare in Consiglio regionale anche dall'opposizione è tentare di limitare, arginare, tamponare quanto più possibile queste perdite e dare poi la possibilità di ripartire con nuovi incentivi. Tornando all'emergenza sanitaria, le misure straordinarie varate dal governo nelle scorse settimane sembrano dare dei buoni risultati, anche se non bisogna abbassare la guardia. Questo è il momento di serrare ancora di più le fila, perché insomma dobbiamo stare attenti a contenere ancora il contagio. Non è detto purtroppo che non ci possa essere un nuovo picco di risultati positivi, quindi bisogna stare attenti. Le misure sono certamente delle misure straordinarie, cioè Conte e il Ministro dell'Economia sono stati molto chiari, cioè faremo tutto quello che serve a prescindere da quello che ci dite, ed è un risultato importante. Io credo che da questa crisi ne uscirà, crisi economica ma soprattutto anche sanitaria, ne uscirà la possibilità di ridisegnare sia la geografia sanitaria e sia di ridisegnare il ruolo dell'Europa. E allora Paolo, abbiamo sentito i tre capigruppo, ovviamente nel mezzo l'intervista molto importante, molto interessante al governatore della regione Abruzzo Marco Marsiglio. Vediamo un'altra ultima ora. Marsiglio ha detto zona rossa in Malfino prorogata fino al prossimo 10 aprile, sta per firmare l'ordinanza. Paolo, io per il momento ti saluto, ovviamente ti ringrazio per questo collegamento, grazie anche a Loris Bennato per l'assistenza tecnica. Chiaramente Paolo, noi rimaniamo con una finestra aperta sul Palazzo dell'Emiciclo all'Aquila, qualora dovessi avere altri ospiti al tuo microfono ci puoi richiedere in qualsiasi momento la linea. Perfetto, linea a voi. Grazie a Paolo Renzetti. Noi rientriamo e cominciamo
Torniamo alle misure imposte dal governo. Le limitazioni imposte sono state prorogate infatti fino al prossimo 13 aprile, lo ha annunciato questa mattina il ministro della salute Roberto Speranza, che ha detto: la battaglia contro il Covid non è vinta, ha aggiunto, e non possiamo vanificare i primi buoni risultati raggiunti in questi ultimi giorni. Vediamo insieme il servizio di Andrea Costantini. Le limitazioni imposte dal governo sono prorogate fino al prossimo 13 aprile, giorno del lunedì dell'angelo. La comunicazione è arrivata stamani dal ministro della Salute Roberto Speranza nel corso dell'informativa al Senato. Dunque altri 10 giorni rispetto alla scadenza naturale dei DPCM firmati dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che avevano come scadenza il 3 aprile. Una scelta condivisa dopo il consulto di inizio settimana con la comunità tecnico-scientifica, l'organismo di supporto dell'esecutivo nella valutazione delle l'evoluzione dell'epidemia da coronavirus. Speranza ha parlato della necessità, nel prorogare le misure, di non gettare al vento i progressi e i risultati che negli ultimi giorni le misure di distanziamento sociale hanno prodotto in termini di rallentamento della corsa del coronavirus. Sbagliare i tempi o anticipare alcune mosse finirebbe per vanificare il lavoro fatto in queste difficilissime settimane. È questa l'unica strada realistica e praticabile per riaccendere i motori della nostra economia, per recuperare pienamente la dimensione sociale ed affettiva della nostra vita, per riconquistare le nostre irrinunciabili libertà. È da queste valutazioni che scaturisce la decisione del governo di confermare fino al 13 di aprile tutte le misure di limitazione delle attività economiche e sociali e degli spostamenti individuali precedentemente adottati. Il ministro ha posto poi l'attenzione anche più in là nel tempo, confermando quelle che sono riflessioni già in atto su come rientrare alla normalità. Non sarà un processo immediato e istantaneo, ma graduale e anche in questo caso improntato alla prudenza e all'impiego di tutti i necessari provvedimenti che abbassino sensibilmente l'arrivo di una seconda ondata di contagi. La strada da percorrere è ancora lunga, perché senza il vaccino non sconfiggeremo mai definitivamente il Covid. Non solo non dobbiamo abbassare la guardia, ma tutti dobbiamo essere consapevoli che per un periodo non breve dovremmo saper gestire una fase di transizione e conservando tutte le buone pratiche individuali che abbiamo imparato a rispettare in queste settimane con i nostri comportamenti responsabili. Per quel che riguarda i dispositivi di protezione, il commissario ha annunciato che sono stati conclusi importanti contratti di fornitura, circa 300 milioni di mascherine con la Cina ed altri paesi del mondo, anche grazie al lavoro della Farnesina. È partita poi in Italia una produzione di mascherine che ci consentirà finalmente, in un tempo congruo, di avere una filiera nazionale che si pone l'obiettivo di garantire forniture che rendano il nostro paese autosufficiente. È andato in tilt il portale dell'INPS, sommerso dalle richieste per ottenere il bonus da 600 euro. Il presidente Tridico invita i beneficiari a stare tranquilli perché non c'è fretta. Stamattina intanto grave falla nella sicurezza del sito. Giuseppe Dintino. Partenza in salita per il bonus da 600 euro disposto per l'emergenza coronavirus. Da oggi infatti è possibile presentare le domande attraverso il sito web dell'INPS, ma l'accesso al portale è difficile per molti utenti. Già da questa notte infatti migliaia di persone si sono collegate per inoltrare le richieste e il gran numero di accessi ha mandato in tilt il sistema. 100 domande al secondo, ha dichiarato il presidente dell'INPS Pasquale Tridico, ma non c'è fretta. Le domande infatti possono essere fatte per tutto il periodo della crisi, aggiunto Tridico, anche perché il governo sta varando un nuovo provvedimento sia per rifinanziare le attuali misure sia per altre. Non c'è fretta, quindi, sottolineato Tridico, ma questa dichiarazione appare in contrasto con quanto apparso ieri sul sito circa l'accettazione delle domande in ordine cronologico, cioè di chi prima arriva, in assenza di un criterio di riparto dei fondi, ovvero 3 miliardi, qualora questi non bastassero. Tra l'altro questa mattina grave problema sul sito dell'INPS, su cui sono stati esposti i dati sensibili dei contribuenti: nome, cognome, codice fiscale, perfino indirizzo di casa, comune di residenza e numero di telefono, tutto completamente accessibile, frutto di una grave falla nella sicurezza del sito che potrà avere svolte imprevedibili per la privacy degli utenti.
Le persone che hanno diritto ai 600 euro sono circa 5 milioni, tra lavoratori autonomi, lavoratori dello spettacolo, agricoli, stagionali, liberi professionisti con partita IVA e collaboratori coordinati e continuativi. Per beneficiare del bonus non occorrerà presentare l'ISEE né alcuna dichiarazione dei redditi. Non potrà ottenerli però chi già riceve il reddito di cittadinanza, un assegno ordinario di invalidità o una pensione. Sono cominciati nella mattinata di oggi i primi tamponi a tappeto presso i comuni di Castiglione e Messer Raimondo, Castilenti e Montefino. Nelle prossime ore saranno quasi 400 le persone sottoposte al test nei punti di raccolta indicati dai sindaci. Stefano Recanati. Come più volte richiesto dai sindaci della Valfino, finalmente nella mattinata di oggi sono iniziati i primi tamponi a tappeto presso i comuni di Castiglione, Messer Raimondo, Castilenti e Montefino, tre dei cinque comuni all'interno della zona rossa più colpiti da coronavirus. Questa prima parte di tamponi riguarderà tutte quelle persone individuate dai medici di base in quanto mostrano sintomi da Covid-19 e sono in isolamento domiciliare, mentre sempre nella giornata di oggi, ma in un'altra postazione, sono state sottoposte al tampone tutte quelle persone che per lavoro sono esposte a rischio. Come vedete dalle immagini, gentilmente concesse dal sindaco di Castiglione Vincenzo D'Ercole, in un primo step le persone chiamate a sottoporsi al tampone vengono fatte sfilare in macchina davanti ai sanitari della Croce Rossa che annotano le generalità. Nella fase successiva, una volta arrivati all'interno di un gazebo, personale sanitario adeguatamente protetto effettuerà il prelievo della saliva per eseguire il test. Nel solo comune di Castiglione Messer Raimondo sono circa 180 i tamponi da effettuare nella postazione fissa, mentre un centinaio quelli domiciliari. Qui ieri si è registrata la 14ª vittima da inizio epidemia e i dati sono sempre più allarmanti. 56 sono i contagiati su una popolazione di quasi 2200 abitanti, cioè il 2,6%, mentre lo 0,6% dei cittadini è deceduto. A Castilenti la situazione non va meglio. Ieri si è contata la terza vittima con positività al coronavirus, ma le persone decedute con sintomi e per cui non si ha ancora l'esito del tampone sono 5, mentre 26 sono le persone ufficialmente positive al Covid-19. Anche qui, come a Castiglione, questa mattina sono stati effettuati tamponi su un centinaio di persone, delle quali 40 sono a casa con sintomi. Situazione che torna ad essere preoccupante qualche chilometro più a valle, ovvero a Elice. Dopo alcuni giorni senza contagio, ieri il sindaco Gianfranco De Massis ha comunicato la positività di altri due concittadini, arrivati a 7 in soli 2 giorni. Qui però, come a Bisenti ed Arsita, i tamponi in paese per ora non verranno effettuati. Andiamo a Teramo adesso. Le sigle sindacali provinciali di CGIL, CISL e UIL denunciano un clima di tensione tra i lavoratori delle aziende che continuano ad operare sul territorio. I disagi sono dovuti alla mancanza di dispositivi di protezione e per questo i sindacati intendono proclamare uno stato di agitazione generale in tutti i posti di lavoro in provincia. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. CGIL, CISL e UIL di Teramo denunciano attraverso un appello unitario timori e disagi tra i lavoratori in diversi siti produttivi dove si riscontra la mancanza dei dispositivi di protezione individuali. In questi ultimi giorni in particolare sta crescendo un clima di tensione soprattutto in quelle aziende teramane che proseguono l'attività produttiva. Giovanni Timoteo, segretario provinciale CGIL Teramo. La sicurezza della salute prima di tutto. Cosa state riscontrando in questi giorni nelle aziende? Sì, la salute prima di tutto. Purtroppo abbiamo riscontrato in questi ultimi giorni che molte aziende si lavorava e probabilmente in questo caso rispetto a quello che dicevano i due DPCM, quello in pratica del 22 del governo, sia quello successivo del 25, in pratica queste molte aziende magari dovevano stare ferme. Noi lo abbiamo in qualche modo riscontrato in maniera diffusa, in alcuni casi abbiamo anche contestato all'azienda questo suo comportamento, ma la realtà è che probabilmente è mancata quel coordinamento del territorio che ci permettesse di avere prima di tutto consapevolezza rispetto alle aziende che stavano in qualche modo lavorando e sulle quali poter anche intervenire. Timoteo, i sindacati adesso minacciano di scioperare, ma le sembra opportuno in questo momento? Ma intanto non mi piace la parola minaccia, perché in qualche modo non è la minaccia, è semplicemente noi abbiamo provato a dire con forza al territorio, non avendo informazioni anche. Per la verità, ieri sono arrivate, in parallelo al nostro comunicato, sono arrivate un po' di informazioni dalla prefettura, ma in quel momento non avendo ancora informazioni sulle aziende che stavano lavorando, del perché stavano lavorando, avendo in qualche modo ricevendo dai lavoratori una serie di eccezioni, di osservazioni, e molto spesso le osservazioni non sono solo
sul tipo di attività che in quel momento magari doveva essere evitata perché non era essenziale, poteva essere evitata, ma molto spesso arrivano anche in pratica osservazioni rispetto a molte aziende dove magari noi non siamo presenti come organizzazioni sindacali, non siamo organizzati, ma i lavoratori magari non hanno le protezioni. Come vede il futuro, Timoteo? Dobbiamo provare in qualche modo a stare oggi dentro questo perimetro che comunque sia sicuramente stretto e qualche volta anche complesso, nel senso che abbiamo tutti quanti in pratica dei comportamenti obbligati e dobbiamo starci nei comportamenti obbligati. C'è una finalità, un obiettivo che è primario, quello della salute collettiva. Questo era anche il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che tutti i contributi che avete visto, anche l'intervento in diretta durante il nostro telegiornale del governatore della regione Abruzzo Marco Marsiglio, sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it e anche sui nostri canali social. Prossimo aggiornamento con il telegiornale alle ore 19. Per il momento grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.